disastro. Io sono pro Olimpiadi, sono un trampolino per Torino che in questo momento ne ha bisogno, perché sta andando tutto a rotoli. E quindi spero proprio che si mettano d'accordo e che queste Olimpiadi abbiano luogo. È coerente con quello che hanno sempre fatto in ambito pratico, quindi niente di nuovo e basta. Il fatto di attaccarsi o il fatto di che molti abbiano detto no alle Olimpiadi? Il fatto che molti abbiano detto no, perché se non mi sbaglio alle Olimpiadi di Roma è successo più o meno la stessa cosa. E poi il fatto che ci siano delle fratture nel momento in cui ci siano da prendere delle grosse decisioni pratiche, come ad esempio per l'Unione Civile, queste cose qua, insomma è risaputo che i 5 Stelle non si sappiano organizzare molto bene. È un disastro. Come mai? È un disastro perché non hanno nessun contatto con la gente, in questo modo. Sinceramente mi pare un'opportunità alle Olimpiadi per poter riqualificare alcune aree che magari sono state già costruite, che possono essere ancora migliorate, anche perché comunque CIO e queste varie e tutti gli sponsor possono anche dare molti soldi per poterlo fare, quindi è una buona opportunità per la città secondo me. Io sono per le Olimpiadi, poi non lo so. Quello che mi piacerebbe vedere è che ci si proponga per l'Olimpiade. Quello che si dovrebbe fare è, ma effettivamente che l'Appennino vada contro... Sì, che l'Appennino si candidi contro i suoi consiglieri potrebbe essere una cosa abbastanza utile, divertente da vedere. Non fare l'Olimpiadi è un'altra occasione buttata al vento, sia per la città, sia per la nazione, per tutti quanti. Era già andata male con Roma, non lo so, io sono qua da pochi mesi a Torino, ma ho visto che hanno già tolto un po' di cose, Fiera del Cioccolato, Festival del Jazz, ultimo dell'anno in centro. Se hanno deciso di no per le Olimpiadi, boh, va bene a loro. Io torno a Modena.